Salve, 16 di febbraio, Sant'Onesimo, un santo del primo secolo. Pare che egli sia stato uno schiavo fuggito, ma fu prontamente rimandato al suo padrone da San Paolo, con una lettera però nella quale l'apostolo delle genti chiedeva a Filemone di accettare Onesimo, non più come uno schiavo, ma come un fratello amato in Cristo. E pare che Filemone abbia fatto proprio ciò che San Paolo gli chiedeva, se è vero che Onesimo se ne ritornò a Roma e qui diventò niente meno che vescovo. Ecco, chissà, forse oggi, insieme con la festa di Sant'Onesimo, dovremmo celebrare anche la memoria di San Filemone, dal momento che egli mutò il destino di Onesimo per le istanze di San Paolo, e da schiavo ne fece un uomo libero, ne fece un fratello amato. La definizione dell'uomo più ampia, fratelli, qual è? È quella che dice che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Che cosa questo propriamente significa? Tante cose, certo, ma una delle cose che significa è questa: l'uomo è capace di verità e di vita. E la libertà umana intanto sia autentica in quanto all'uomo sia data la possibilità di vivere nella verità e di vivere nella vita. Onesimo, grazie a Paolo, grazie a Filemone e grazie al cristianesimo, finalmente affrancato dalla schiavitù fisica, fu tuttavia un uomo che trovò nella certezza del Signore Gesù la verità e la vita e dunque la ragione profonda della sua libertà. Sia lodato Gesù Cristo.